troviamo qui perché questo è uno dei luoghi che visitò Heinrich Federer all'inizio del Novecento. Heinrich Federer, che conosceva evidentemente la storia di Celestino V, parla proprio di questa parete, si pone di fronte alla nuda roccia verticale, a questo territorio aspro. È qui che prende spunto per il suo racconto, no? Ridatemi la mia natura selvaggia. Sappiamo che è sceso in Italia nel 1902, dove poi si fermò diversi anni, pare fino al 1911. Fu un girovago, un viandante, un pellegrino. Si mosse soprattutto su territori, ecco, meno battuti, in particolare dell'Abruzzo, dove non solo c'è la vera Italia, ma secondo lui c'è il cuore dell'Italia, quella umanità palpitante, quella vita semplice, che è uno dei pochi che coglie la drammaticità del fenomeno emigratorio. Uno dei racconti è questo 17enne ragazzo che lascia l'Abruzzo per emigrare negli Stati Uniti. Ignazio Silone, che arrivò in Svizzera esule nel 1930, sicuramente avrà avuto la possibilità di leggere i racconti di Federer. Dobbiamo anche considerare che Federer, fino alla Seconda Guerra Mondiale, era un personaggio molto noto, era un autore di bestseller, non solo in Svizzera ma anche in Germania. Queste idee abbastanza originali per il tempo, espresse da Federer, hanno fatto breccia e ripresa in un contesto ancora più vissuto dell'Abruzzo, che era quello delle sue origini, di Ignazio Silone. Siamo ai piedi del vecchio campanile di San Berardo, il luogo che Silone, nel suo testamento spirituale, prescelse per essere sepolto, disegnando su una vecchia cartolina una croce di ferro. Sono invece riflessioni che vanno collocate certamente nel tempo in cui il viaggio avvenne. Sicuramente è da studiare ancora, voglio dire, Federer. Silone non ha mai smesso di avere fiducia, o meglio, di avere speranza nel riscatto di quelli che sono i cafoni, no? Gli oppressi. I cafoni, quindi la gente d'Abruzzo, ci dipinge un'umanità dolente, la definisce carne abituata a soffrire, che porta sulle proprie spalle l'oppressione dei potenti, che cerca di riscattare. I cafoni sono ovunque, è una categoria diventata universale. È vero che Silone si è ispirato a Pescina per scrivere la sua Fontamara, però lo fa in modo tale che possa valere per ogni luogo in cui ci sia un oppresso. La descrizione che Silone fa nelle Volpe e le Camelie del Ticino, e quindi di quella società rurale, ha, diciamo, dei punti forti di contatto con quelle che sono le descrizioni del suo Abruzzo. Nell'introduzione a Fontamara, quando spiega il nuovo significato che dà il termine cafone, lo riscatta in maniera orgogliosa, proprio quel tipo di riscatto che voleva dare ai cafoni, non solo ai cafoni della sua terra, ecco, ma a quelli di tutto il mondo.